Ecco, adesso ci facciamo una piccola passeggiata all'interno dell'appartamento. Quindi abbiamo un ingresso direttamente a giorno, con l'uscita sul terrazzo che poi adesso andremo a vedere. Però facciamo un giro anche in cucina, cucina abitabile con parete attrezzata. Sia con finestra che con porta finestra che dà fuori in quello che noi chiamiamo effetto baita, che a Cinisello Balsamo è difficile da immaginare, e invece abbiamo trovato un angolo dove è assolutamente possibile. Su questo lato, che è il lato est, troviamo questo balcone dove abbiamo fuori già il contatore del gas, le tende. Rientriamo. Prima di andare nel terrazzo, passiamo in camera, dove troviamo il letto con i due comodini, un mobile a giorno e un altro a disposizione. Facciamo un giro anche nel bagno, che ha la vasca, e questo mobile bagno in fondo dà spazio alla lavatrice. Anche questa finestra dà sul balcone della cucina dove arrivavamo, e adesso ci spostiamo in quello che è una delle caratteristiche principali di questo appartamento, ovvero il riscaldamento autonomo. Prima vediamo il videocitofono e il crono di programmazione della caldaia per quanto riguarda il riscaldamento autonomo. Ora ci dirigiamo nel terrazzo, in un angolo di paradiso molto molto silenzioso. Il terrazzo è indubbiamente vivibilissimo. Qui siamo a sud-est come esposizione, con le sue tende. Tutti gli ambienti danno o su balcone o terrazzo. Ecco la camera da letto vista dal terrazzo. E direi che per questo appartamento, in questo contesto particolare, è veramente tutto. Vi aspetto per visionarlo di persona. Grazie e buona giornata.